Sindaco, il ministro Minniti ha ringraziato molto Milano per la politica equilibrata sull'immigrazione, però anche dalle reazioni in sala, insomma, si capisce che non tutti la pensano allo stesso modo. No, a parte che mi sembrava una reazione abbastanza isolata. Oggi il tema è ovviamente tema delicato, la questione fondamentale di come gestiamo i nostri rapporti con la Libia è una questione che ovviamente tocca a tutti, per cui critiche, dibattito ci può essere. Queste giornate servono anche però per raccogliere idee e raccogliere una capacità anche di trovare un pensiero un po' comune a sinistra. È stato anche un po' il mio richiamo. Alla fine la gente ci si aspetta da noi che magari divisioni su alcune questioni, ma su temi del genere dobbiamo esprimere una visione comune. Lei ha detto, Sindaco, non voglio dare lezioni a nessuno, ma io in questo modello ci credo e Milano ce la può fare. Infatti, se Milano ce la farà, e ripeto un po' le nostre parole d'ordine, sono competitività e solidarietà insieme, se Milano ce la farà essere competitiva e fare battaglie per portarsi a casa l'Agenzia del Farmaco, al di là di come andrà a finire, ma prendersi cura di così tanta gente, è possibile che ce la facciano altre città. È più faticoso, certo che sì, però insomma, tra i doveri che io sento e che Milano deve sentire, a mio avviso c'è anche questo, e noi dobbiamo crederci che si possa fare e che lo si debba fare. È veramente il cuore della contemporaneità questo. Il suo invito è stato anche andare al di là degli schieramenti politici, non fare speculazioni e da qui più coinvolgimento dei comuni. Sì, no, è non girarsi dall'altra parte, non è che se giriamo dall'altra parte il problema scompare, o se chiudiamo gli occhi e poi li riapriamo il problema scompare. Questo è un tema che c'è, per cui va affrontato sapendo di cosa si parla. A volte vedi che i protagonisti del dibattito sono persone che del mondo non sanno niente, quindi lo dico senza arroganza, ma insomma, questa è anche una materia, perché bisogna sapere di economia per parlare di economia, e su un tema del genere chiunque può esprimere la sua opinione va anche affidato a persone che sanno quali sono gli equilibri del mondo, sanno qual è la visione del mondo per il futuro. Può rassicurare i cittadini invece milanesi che magari anche solo percepiscono un senso di insicurezza. No, io posso rassicurare su due cose. Uno, che assolutamente non c'è, ed è qualcosa che io su cui mi batterei. Certamente non c'è proprio un'idea di privilegiamo gli immigrati e non pensiamo ai poveri italiani e milanesi, questo assolutamente. Poi sulla sicurezza è una lotta senza fine, però mi pare che dopo aver trovato anche un po' le misure tra il posizionamento politico della mia giunta, la prefettura, la questura, insomma si sta lavorando abbastanza bene, il percorso è ancora lunghissimo. Alle 17 di lunedì manca pochissimo al Sì. verdetto sull'EMA. Abbiamo aggiornamenti su schieramenti, prese di posizioni. Beh, diciamo, cosa ci vede positivi e cosa ci preoccupa? Ci vede positivi il fatto che abbiamo tanti paesi che riconoscono la qualità della nostra proposta. Ieri sono stato a Cipro. Credo che saranno dalla nostra parte, poi bisogna capire in che modo al primo turno, in che modo al secondo turno. Cipro, chiaro che è un paese che ha un rapporto fortissimo con la Grecia. Cosa ci preoccupa? Ci preoccupa potenzialmente un appoggio tedesco a Bratislava, lo troverei assurdo, insomma, una città che non ha un aeroporto, che ha servizi infinitamente inferiori a noi. Ci preoccupa la proposta di Amsterdam. Diciamo che la nostra candidatura si è fatta forte in queste settimane, ora ce la giochiamo, stiamo lavorando ancora, siamo ancora al telefono, stamattina io ero ancora con i vertici croati, per cui siamo ancora al telefono, in attesa di lunedì. Dove sarà lunedì? No, stiamo in ufficio anche perché è possibile che si vada alla terza votazione. E quindi diciamo verso le 8, per cui non credo che ci sarà così vi libero anche voi, un momento stampa lunedì sera. Comunque vada, io penso che si debba farlo e penso che con Maroni dovremmo metterci insieme, ovviamente anche col governo, ma nell'immediato insieme a Maroni,
comunque andrà a finire, insomma, o per spiegare o per felicitarci o per continuare nel lavoro. Sulla immigrazione, Sindaco, in progetto tra le varie iniziative annunciate c'è un nuovo centro, in questo caso per i transitanti, ma la mia domanda è: Milano pensa a un nuovo centro e ci sono ancora comuni italiani che non hanno accolto un migrante, come si fa a uscire da questa cosa? E sembra che Milano vada oltre e ci sono alcuni che non fanno nulla. No, la domanda è stralecita. La prefetta mi trasmette una sensazione positiva da questo punto di vista, perché alcuni comuni che si erano messi in opposizione mi dice che stanno cambiando idea. Noi facciamo la nostra parte, delle cose di cui Maiorino parlerà, poi c'è molto altro. Certamente il tema della lingua italiana è un tema fondamentale. Io non penso che sia sano che rimangano qua a medio e lungo termine senza saperlo italiano. Certamente la cura in particolare delle donne è un'altra cosa assolutamente sana, quindi è un'azione molto composita. E allora la rigiro la domanda, non sarebbe il caso di dire a questo punto facciano anche gli altri comuni non solo Milano? Sarebbe assolutamente il caso di dirlo, sarebbe assolutamente il caso, più che dirlo, io lo dico, ma che ci siano dei meccanismi che incentivano o in qualche modo, senza drammatizzare, puniscano chi non fa la sua parte.